Cosa serve per riuscire nella vita? Alcune persone non hanno dubbi, rispondono subito i soldi, ci vogliono i soldi. Qualcun altro dice ci vogliono gli strumenti, ci vogliono le occasioni, ma pochi dicono che ci vogliono le persone. Se anche tu hai risposto i soldi o le macchine prima delle persone, ti invito a fare alcune considerazioni con me. Consideriamo innanzitutto il mito dei soldi, cioè ci vogliono i soldi. Con i soldi si fa tutto, si possono comprare i collaboratori, le risorse, le persone. Beh, io ti dico che i soldi sono soltanto un mezzo che viene usato dalle persone abili. Se tu pensi, in questa epoca ci sono tantissimi soldi, le banche sono piene di soldi, le banche producono i soldi. Ma come vengono usati? Dalle banche escono artisti? Dalle banche escono cose fantastiche per l'umanità? Oppure i soldi che vengono usati per costruire armi per distruggere? Medicine che non guariscono e anzi peggiorano le condizioni del paziente? Tutti questi sono esempi di soldi che vengono utilizzati, soldi che sono a disposizione in grandi quantità, ma non arrivano a produrre il risultato desiderato, cioè a riuscire nella vita. Questo accade perché prima dei soldi, che sono soltanto un mezzo, occorrono persone abili. C'è un altro mito che dice che per riuscire nella vita occorrono le macchine, cioè gli strumenti. Bisogna essere dotati di tecnologia, bisogna fare investimenti, bisogna darsi da fare per possedere degli oggetti e anche delle occasioni, delle situazioni, degli impianti, degli schemi organizzativi che ci permettono di fare andare le cose. Beh, io ti dico che le macchine, le occasioni, gli schemi sono soltanto un mezzo usato da persone abili. Anche qui è facile notare che viviamo in un'epoca ricchissima di tecnologia, eppure non tutti i paesi del mondo dispongono di questa tecnologia. Ci sono flussi migratori di persone che si spostano dove esiste la tecnologia e si addestrano per arrivare a usare quella tecnologia. Come vedi, le macchine da sole non producono benessere, non consentono di riuscire nella vita. Le macchine, le occasioni, gli schemi organizzativi sono un mezzo che ha senso, che può esistere soltanto quando viene usato da persone abili. E allora, come si risponde alla domanda cosa serve per riuscire nella vita? Mi permetto di dirti quella che considero la verità, ossia, per riuscire nella vita occorrono persone, questo è evidente, ma che tipo di persone? Persone che abbiano delle caratteristiche precise. Ad esempio, occorrono innanzitutto persone che sono integre, etiche e ottimiste. Integre significa che conducono uno stile di vita sano. Non può essere che qualcuno pubblicamente è un grande personaggio e poi conduce una vita privata dissoluta. Questo vale per i potenti come per il signor Nessuno. L'integrità, la coerenza con i propri sogni, con i valori è indispensabile, perché non può esserci nel privato qualche zona oscura che non arriva a far crollare l'immagine pubblica. Questa integrità si raggiunge per mezzo dell'etica, cioè dei saldi valori che ti consentono di orientarti nella direzione della vita per produrre benessere, successo, prosperità per te, per le altre persone, per il pianeta. Ed è necessario che queste persone siano anche ottimiste, quindi non basta un carattere integro, non bastano delle buone abitudini, occorre anche la vitalità, il sorriso, l'ottimismo, la fiducia nel fatto che cose migliori potranno accadere. Queste sono le prime caratteristiche delle persone che riescono nella vita. E poi c'è bisogno che queste persone si diano una meta, quindi bisogna stabilire una meta, nonostante quello che dicono le mode, la propaganda, nonostante il caos che dice che non esiste un futuro, bisogna darsi una meta. E poi occorre addestrarsi per raggiungere il successo. La meta è là che ci aspetta. Occorre addestramento, occorre capire dove siamo, occorre essere capaci di cogliere le occasioni, di riconoscerle o addirittura di creare le occasioni per raggiungere il successo. Molto importante è agire nella direzione della meta. Tante persone sono brave persone, vogliono raggiungere una buona meta, hanno provato ad addestrarsi e poi si disperdono in mille direzioni che non c'entrano niente con la meta. Devi essere focalizzato.
Devi andare nella direzione della tua meta, soltanto in quella direzione, così potrai farla sbocciare. È molto importante anche darsi da fare per scovare le risorse. Le persone che riescono nella vita scovano le risorse. Ecco perché ti dicevo non occorrono i soldi, non occorrono le macchine come prima condizione. Le persone che hanno le caratteristiche che ti ho detto, integrità, etica, ottimismo, determinazione, focalizzazione sulla meta, azione sempre viva, arrivano necessariamente a scovare le risorse, perché con una visione così concentrata sul successo, le persone arrivano a trovare le risorse anche dove sembra impossibile che esistano. E infatti la storia della scienza è costellata di persone che hanno trovato risorse dove sembrava che non esistessero. Pensa alla chimica. Quante sostanze sono state create elaborando i materiali che sono presenti sul pianeta Terra? E pensa alla tecnologia. La radio, la televisione, l'informatica, quante nuove risorse sono state create cambiando la posizione di certi materiali, le connessioni di certe molecole. Come vedi, le persone riescono a scovare risorse dove sembra che non esistano. E poi bisogna ingegnarsi per superare gli ostacoli. Ci sono sfide, ci sono nemici, ci sono disfattisti, ci sono persone che non vogliono partecipare alla creazione di una meta di successo. Ebbene, le persone che riescono nella vita non badano a tutto questo e si ingegnano per superare gli ostacoli con vera passione. E infatti queste persone amano ciò che fanno. Fare quello che fanno è il motivo per cui si alzano al mattino, fanno tardi la sera, investono le loro risorse, non soltanto temporali ma anche materiali. Sono persone che mettono amore in azione. E l'amore è una potentissima forza che permette di raggiungere i risultati desiderati. E poi queste persone si impegnano con passione, investono per mezzo della passione tutte le risorse che sono, che rappresentano, che trovano, che inventano, che amano. La passione è fondamentale, è il fuoco che accende, che illumina, che mette in azione tutto ciò che è la visione creata per mezzo del pensiero. Queste persone danno il meglio di sé. Sono persone costantemente impegnate per offrire al mondo il meglio di ciò che esse sono, sanno fare e riescono a ottenere per mezzo della volontà con cui si applicano. E infine, sono persone che puntano a superare se stesse, ad andare al di là della meta che si sono date e quando hanno raggiunto la meta si assegnano un'altra meta, una meta ancor più di valore, coerente con la loro essenza. Ecco che cosa serve per riuscire nella vita. Riconosci, accendi, coltiva, moltiplica, consolida queste caratteristiche e vedrai che anche tu arrivi a raggiungere il risultato che ti aspetti. Coraggio, applicati. Hai tutto un mondo da guadagnare di gioia, felicità, integrità, etica, amore, verità e bellezza.